My name is David Siegel. My name is Cosa racconta Siegel. The Queen of Versailles? È un documentario su una coppia di miliardari che vive in una casa da migliaia di metri quadrati ispirata a Versailles, costruita durante i tempi d'oro dell'economia stelle strisce. Lo ha diretto Lauren Greenfield, che ha vinto il Directing Award per un documentario all'edizione 2012 del Sundance Film Festival. There's 30 years between us, but he doesn't need Viagra. At least there is that option if he does, like I don't know if 10 years from now. Abbiamo incontrato la regista al festival di Carlo Vivari. Sono anche fotografa, ho lavorato su un progetto dedicato alla salute per tanti anni. Ho incontrato Jackie Siegel per caso, ho fotografato Donatella Versace per le riviste Elle. Era una delle migliori clienti della Versace, l'avevo fotografata con le sue borse d'oro. Le foto erano finite sul Time Magazine, ne nacque un'amicizia. Così ci incontravamo per chiacchierare e mi disse che stava per costruire la casa più grande d'America. La cosa mi ha incuriosito. Con la crisi del 2008 la situazione finanziaria della famiglia ha bruscamente risentito i contraccolpi e il loro sogno della villa più faraonica d'America è presto svanito. La dorata coppia non ha apprezzato che lo sguardo indiscreto della regista si sia soffermato sugli sprechi che vengono fatti in America alla faccia della società. Ecco allora che il film diventa critica feroce allo stile di vita americano. You can buy the palace that timeshare mogul David Siegel already wants to sell. Just think of the bright side. You might not have to clean this house. Credo che quello che avviene nel film e le cose inaspettate che si presentano, stando a quello che è il magnifico inizio, sembrano indicare quella percentuale minima di popolazione che non si vorrebbe mai incontrare. Stanno per costruire la dimora più grande d'America, che è come un parco di attrazioni. Le loro abitudini da spendaccioni appaiono così eccessive che alla fine quello che si impara, dalla conclusione del film, è che i protagonisti sono soltanto una versione iperbolica di quello che siamo noi, tutti gli americani. Quello che ci capita e che facciamo. In distribuzione dal 20 luglio in America, sarà sul grande schermo in Europa dall'autunno. No. I'm in this fantasy world, you know, until reality hits.